Non si accende più. Cioè, mentre stavi Era guardando montato in muro. e si è spenta. Sì. Meno male, mi Sempre connesso dispiace. in fila. Ho capito. Lì tu fai la brava. Allora, fai una cosa. Scrivi tu, Mohamed. Qui. Mohamed Ali, scommetto. Poi sotto metti telefono. Bravo, bravo. Lilli, questo è cane di Salvini, due cani di Salvini, non uno. Lilli, fai la brava. UE32 C4000. Buonasera da Casandrino Luigi Di Donato. Mi ha portato questo televisore Slim. Un Samsung abbastanza vecchierello, però dovrebbe ancora fare il suo dovere. Praticamente spento, il cliente mi ha detto praticamente, mentre, non lo so, mentre lo guardavo, acceso o non si è acceso. Nessun segno di vita. Chiaramente per prima cosa ho dato un'occhiata all'alimentatore, a parte il fatto qua vedo il subwoofer in avanzato stato di decomposizione. Lasciamo stare, tanto se non lo so se questi qua adesso davanti, questi se li tocchi non li trovi più. Vabbè, lasciamo aperto. Nessun segno di vita. È noto sull'alimentazione abbastanza complessa comunque. No, il condensatore esploso, eccolo qua, praticamente esploso. Quindi probabilmente l'ingresso vedete avrà avuto qualche doppia fase, a volte la fa di lavoro, ma le due fasi l'ingresso rete, la prima cosa scoppia il condensatore di filtro, che è strano con un condensatore di filtro, scoppia due fusibili interrotti. Mi auguro che sia solo un problema dei fusibili interrotti e del condensatore esploso. Andiamo a testare in home se ci sta qualche corto evidente sul primario di alimentazione. Allora, premetto che già ho scaricato gli elettrolitici, andate sempre a scaricare prima, perché se qualche elettrolitico è carico, rompete il tester, rompete qualche altra cosa sulla scheda, oppure prendete la corrente. Ok, allora, home per uno, come vediamo, fusibili interrotti, tutti e due, brutto segno, speriamo non troviamo un corto. Io già comincio a testare ai capi degli elettrolitici di filtro. Qua un corto evidente non c'è. Aumentiamo la portata ohm per 1000. Vediamo se notiamo carica e scarica dell'elettrolitico. Invertiamo i puntali. Eccola qua la scarica. Perfetto. Quindi un corto evidente non ci sta. Questo qua è schiattato, quindi non prendiamo proprio in considerazione. Torniamo ohm per 10. O per uno andiamo a testare il ponte di Gretsch che è situato sotto a questo radiatore in alluminio. Ecco qua, vediamo inversamente. No, corto evidente, non ce ne stanno. Quindi può anche darsi che ci sia un problema, come dicevo, come penso, un doppia fase in ingresso rete e quindi esplosione dell'elettrolitico di filtro e dei fusibili. Speriamo, andiamo a sostituire l'elettrolitico. 53 microfarad, onestamente in tanti anni di disonorata carriera non ho mai visto un valore del genere. 50, che c'è su 53? No, 47, 33, no, 53, 450 volte. Ma il problema non è questo, il problema è che dovete trovare anche Slim, cioè così, che ha fatto la diesel, non si chiude più. Allora, ho trovato qualcosa su un alimentatore Vestel cannibalizzato, che chiaramente questo formato qua, onestamente, non ne ho qua in negozio, in laboratorio. Allora, vediamo un attimino di posizionare questo qua e incrociamo le dita, che è solo un problema di una overtensione in ingresso rete, cioè due fasi, 380 volte, che ha sputtanato solo l'elettrolitico. Allora, ho sostituito l'elettrolitico. Andiamo, una cosa, due fusibili abbiamo detto bruciati interrotti, uno l'ho sostituito, l'altro ancora no, per evitare esplosioni. Andrò a testare l'alimentatore con la lampada, che significa che praticamente se c'è un sovraccarico, c'è un corto in uscita, invece di saltare il fusibile si accende la lampada fissa, quindi risparmiamo di fare la botta, di fare altri danni. Si è acceso, si è spento, quindi buon segno, vuol dire che sotto carico. Perfetto, un corto netto non c'è. Voglio vedere una cosettina qua. Sì, c'è anche qualcosa in uscita sul secondario, quindi è buon segno. Posso mettere il fusibile, incrociamo le dita, può essere che ce ne usciamo subito subito. Allora, rimesso a posto il fusibile, accendiamo. Che è successo? La botta non c'è stata, però in compenso abbiamo l'ambulanza che sta passando. Aspettiamo che passi l'ambulanza.
melodia d'inizio si è sentita. Vediamo un attimino. Ma qualcosa ci sta, qualcosa ci sta. Guagliù, questo si è fermato qua fuori, non è che viene a prendere qualcuno qua, fammi vedere che cazzo sta succedendo qua fuori. Ok, a posto. Devo solo ricoverare la mia macchina, vai. Questa caspita di Opel Corsa GPL 1200 che mi fa impazzire, il motore Ecotec che raggiunge temperature molto molto elevate, la valvola termostatica attaccava quando io voglio tempo, a rischio di farmi rompere la connessione della testata. Allora che ho fatto? Ho fatto due fori sulla membrana della valvola termostatica, così l'acqua circola pure quando la valvola è chiusa, oppure intanto che si apre, comincia ad andare il radiatore, se no si bloccava prima del radiatore. La macchina giù di temperatura elevatissima, cosa molto pericolosa. A me non mi piacciono le macchine sopra i 90 gradi. Questo parla di 103 gradi, attacca la termostatica, addirittura raggiunge 110-112, perché stiamo appazziando. E allora questa è una soluzione estrema anche nella macchina. Ho fatto due fori sulla membrana, veramente ho fatto anche il terzo, che poi la molla mi appoggiava sull'alloggio qua, quindi in parte copriva i fori, quindi ho fatto anche un terzo foro lato opposto. Questa sembra in plastica, ma non è in plastica, questa è rivestita in gomma, però c'è un'anima di metallo all'interno. E niente, mo l'acqua circola pure a motore freddo, quindi quando va in pressione, quando l'acqua si surriscalda, non devo aspettare che arriva oltre 100 gradi per aprire la valvola, ma si apre anche molto prima, quindi si raffredda meglio. Speriamo bene, che va già lì. Torniamo al televisore. Abbiamo detto che mettiamo l'antenna, io giuro che non voglio fare la sceneggiata, ma non l'ho provata ancora. È la prima volta che metto l'antenna, qua si muove pure l'attacco qua, non so se è sintonizzato, se no, no, nessun segnale, quindi chiudiamo e poi proviamo, ma onestamente non voglio perdere tempo a cambiare l'altoparlante, allora lì mi metto un paio di casse esterne, perché il cliente mi ha solo aumentato lo spegnimento, quindi non voglio aumentare la dose qua, poi lì me lo posso dire, che c'è il subwoofer che è visibilmente rotto. Ecco qua, eccola qua la bastarda, vedete, questa è una valvola termostatica che praticamente non si apriva, si apriva quando aveva tempo e voglia. Ho fatto lo spurgo dell'aria, ma nonostante lo spurgo dell'aria apriva a temperature molto molto elevate, allora ho fatto quei tre buchetti, sempre l'acqua non la consuma, fortunatamente non consuma acqua, ci sta sempre l'acqua dentro, quindi la condizione della testata non dovrebbe essere danneggiata, va buono, speriamo bene. Questo è il negozio, Luigi Titolano, andiamo a vedere il televisore adesso. Ragazzi, Ecotec, io me l'ho già cattato. Sapevo che era una macchina un poco particolare, ma il fatto che lavora ad alta temperatura non mi piace. Qua poi fa sempre caldo, quindi non è che c'è il gelo come a nord. Qua a Bolzano, vedete, adesso abbiamo addirittura 27 gradi. Onorino. Ok, andiamo a provare il televisore. Ecco qua, facciamo una bella ricerca dei canali, vediamo un po' come va questo televisore. Questa bastarda di macchina praticamente non ha l'indicatore della temperatura, cioè non lo so, io non ho mai visto una macchina che nel cruscotto non vedete la temperatura. Già hanno fatto questo motore che deve lavorare a temperature altissime, a me non piace questa situazione, che poi in effetti se voi notate tutti gli elementi in plastica, flancia termostatica, valvola termostatica e via discorrendo, che sono tutti alloggiati direttamente sul monoblocco del motore, praticamente a quella temperatura, oggi spacca tutte cose. E allora l'ho fatto in modo che deve lavorare a bassa temperatura. Pure la macchina mi ha fatto un pezzotto, io sciacquo rosa e bio agnese. Come si dice, male estremi, estremi rimedi. Dice sì, ma si può vedere la temperatura per me. Ogni volta che esco devo mettere a fare 4 volte sul cruscotto ed entra nel menù di servizi. Ma stiamo scherzando. Boh. A posto, il televisore ha ripreso a funzionare regolarmente. Quindi abbiamo visto un problema di alimentazione, praticamente una sovrattensione in due fasi, sicuramente due fasi in ingresso rete, che quando salta l'elettrolitica di filtro, che in quelle condizioni che esplode, sembra un problema di problemi sull'ingresso rete. Questa sembra un'antenna di Seur che sta sull'insegna, quello sfarfallio, vedete qua non si vede, sembra il conflitto con la videocamera, con il telefono, va buono. Signori, un'altra cosa importante, se capita che l'Enel fa qualche lavoro nei pressi di casa vostra, in qualche cabina elettrica e vedete che
risalta tutto in casa, in quel momento fate fare un verbale, fate una segnalazione, che l'ENER c'è l'assicurazione, quindi tutto ciò che viene danneggiato dall'ENER viene rimborsato dall'assicurazione. Quindi anche in questo caso, se questo signore si è fatto fare un verbale, che sicuramente è stato un problema di sovrattenzione in ingresso rete, può essere risarcito, chiaramente presentando poi la fattura, o mia o di qualche altro tecnico legalmente inquadrato, o dal centro autorizzato, quello che sia, va bene? Questo non tutti lo sanno, ma è così, che poi a Napoli ci fanno uscire anche altre cose fuori, oltre... questa è una cosa che rimane in Europa. Guagliù, ci sentiamo, tante belle cose, Luigi Di Donato di Casantino, ciao ciao a tutti, a proposito, iscrivetevi al canale che ci servono i soldi, va buono, ciao 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 a tutti, ciao. Guagliù, questo l'ho comprato all'MD, 1,80€, secondo voi è buono? Che fanno il rosso, il blu, il verde, qua non lo so, ho messo questo qua, ma... non lo so.